Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria su richiesta di Movimento 5 Stelle e Forza Italia per discutere di logistica e infrastrutture. Dopo il dibattito è stato approvato un documento per un maggior coordinamento strategico e promozionale del sistema del Nord-Ovest. Via libera in Piemonte all'uso di apparecchi di autodiagnostica all'interno delle parafarmacie. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che consente di eseguire anche in queste strutture alcuni dei più frequenti esami del sangue, come colesterolo, trigliceridi e glicemia. Coinvolgere i cittadini nella vita politica, economica e sociale, favorendo l'iniziativa dei singoli o associati per attività di interesse generale. È l'obiettivo della legge proposta dal Consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola con il Lions Club International, approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale. Lavori delle commissioni aperti ai collaboratori dei gruppi e pubblicazione online dei resoconti delle sedute. Sono le principali novità della delibera di modifica del regolamento approvata dal Consiglio regionale, in attuazione della legge statutaria presentata dal Movimento 5 Stelle. Dalla collaborazione tra Consiglio regionale, Consorzio Topics, Fondazione Torino Smart City in partnership con Social Fair e con LT Reply, nasce la scuola di Civic Tech, che si tiene dal 19 al 22 maggio a Torino. Obiettivo: comprendere cosa sono le Civic Tech e come si sviluppano. È stato inaugurato a Palazzo Lascaris il 231esimo anno dell'Accademia di Agricoltura di Torino. Nata come società agraria il 24 maggio 1785 e riconosciuta nel 1964, l'Accademia promuove attività di studio e ricerca, conferenze, esposizioni, mostre e pubblicazioni. Si è aperta la presenza del Ministro per i beni e le attività culturali e delle istituzioni regionali e cittadine l'edizione 2016 del Salone del Libro. Anche quest'anno il Consiglio regionale è presente con uno stand e un ricco programma di eventi.